Siamo giunti all'ultimo atto di un'avventura bellissima che avete amato alla follia. Talmente tanto da non volere che finisca. E allora tranquilli, perché non finirà. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. A un anno praticamente di distanza rieccoci qua con i sorteggi della nuova YouTuber Summer Cup edizione 2023, la terza edizione, due squadre in più, Fiorentina e Bologna, che sono le new entry, insomma tanti dettagli. Qui li vedete già divise in fasce, ovviamente come lo scorso anno il regolamento è semplice, ci si basa su cosa è successo nell'edizione precedente, quindi in prima fascia le due finaliste Inter e Milan, in seconda fascia le semifinaliste, la Lazio e il Napoli, quindi Juventus e Roma, quinta e sesta in classifica, e poi appunto le new entry Fiorentina e Bologna con le formazioni che leggete in grafica. Sono uscite su Instagram, dove vi ricordo di seguire sia me che il profilo della YouTuber League, così come prima di partire vi ricordo di supportare questo video e il canale, quindi lasciate un like, iscrivetevi se non lo siete già e attivate la campanellina, perché domani parte la YouTuber Summer Cup, c'è l'evento qui a Roma al centro sportivo Ciriaci, e nelle prossime settimane usciranno ben 4 video sul mio canale, quindi rimanete sintonizzati e su Instagram vi diremo quando si partirà con questo pallone e con una coppa che non vi mostriamo ancora, ma poi vedremo chi sarà ad alzarla, perché per il momento, come leggete da qui, l'Inter ne ha alzate 2. Qui c'è la fascia speciale per la scorsa edizione, ma ricorderete che Gnabry e i suoi ragazzi hanno vinto anche nel 2021. Senza perderci in chiacchiere, vi spiego subito come funziona il regolamento di questa stagione, perché abbiamo due gironi da 4 squadre, più o meno indirizzati, nel senso che Inter e Milan, essendo nella stessa fascia, non si possono prendere, stessa cosa per Lazio e Napoli, stessa cosa per Juve e Roma, stessa cosa per Fiorentina e Bologna. Alla fine dei gironi ci sarà una squadra eliminata, la quarta, quindi piccola differenza rispetto agli altri anni in cui passavano tutte sostanzialmente nei gironi. Quindi playoff tra la seconda e la terza dell'altro girone, voi in grafica state vedendo tutto, mentre le prime classificate dei gironi sono già in semifinale e attendono le vincenti dei playoff. Quindi finale, terzo e quarto posto e finalissima, tutto questo in 3 giorni e in 4 video. Ma adesso, prima di partire con il sorteggio dei gironi, sono curioso di sentire i capitani delle squadre che preferenze hanno, chi vorrebbero prendere e chi vorrebbero evitare. Allora, la squadra che non vorrei prendere è il Milan. Onestamente avrei detto Roma, però fortunatamente la Roma nel girone non la possiamo prendere per via delle fasce, quindi da quel punto di vista sono abbastanza tranquillo. Ti dico Milan perché secondo me è una squadra veramente veramente molto forte, non che le altre non lo siano, però mi intimorisce un pochino di più. Una squadra che vorrei prendere, col fatto che bene o male tra Summer Cup e YouTuber League le abbiamo affrontate veramente tutte quante, dico una tra Fiorentina e Bologna, non perché le reputi più scarse, anzi spesso le incognite sono quelle squadre che si rivelano, no, più ostiche da affrontare, ma semplicemente perché sarebbe una prima volta, ecco, ed è bello anche così. Allora, per l'edizione di quest'anno da YouTuber Summer Cup mi piacerebbe sicuramente beccare il Bologna o la Fiorentina, quindi una delle due new entry, la Lazio perché non ci ho mai giocato contro nella Summer Cup né effettivamente la YouTuber League, e quelle che vorrei evitare sono Inter e Juve perché ne ho le palle piene e basta, cioè dopo 3 anni ci sono sempre contro, vorrei un attimo cambiare. Allora signori, salve, sono Pierino dei Pirlasbu, capitano del Bologna. Squadra che vorrei prendere a questi sorteggi è la Roma di un certo Sergio Cospereira. Siamo pronti noi! Che spero di affrontarlo. Siamo pronti, la Roma vincerà il campionato. Attenzione, dichiarazioni importanti. Mentre la squadra che vorrei evitare è quella di quell'uomo là in fondo, ragazzi. Non so se lo riconoscete, Off Samuel. Quindi la squadra che voglio evitare, secondo me la favorita di questa Summer Cup, sarà il Milan di Off Samuel. Ciao a tutti. Allora, difficile perché comunque sono secondo me tutte squadre equilibrate. Ci sono sì queste fasce, però vabbè. Allora, Inter Milan prima fascia, io preferisco il Milan perché mi voglio vendicare dell'ultima Summer Cup che avevo persa con loro. Seconda fascia ci siamo noi. Terza fascia c'è la Juve e la Roma, se non erro. Non voglio la Juve perché la Juve la voglio in finale, voglio batterla per vendicare di nuovo Napoli. Ultima fascia Bologna Fiorentina, onestamente non lo so. Facciamo Fiorentina. Ma sì, dai, Fiorentina. Ciao Fede, ciao ragazzi, un saluto da Gigi. Chi vorrei beccare i sorteggi della Summer Cup? Allora, partiamo da Fiorentina-Bologna. Due squadre che conosco poco, conosco giusto qualche protagonista del Bologna e sono giocatori difficili da affrontare che non vorrei proprio incontrare agli inizi del torneo. Quindi di conseguenza potreste già aver capito che vorrei evitare il Bologna e magari incontrare la Fiorentina. Nonostante io pensi anche che le squadre che non si conoscono potrebbero sempre essere una brutta sorpresa, perché non sai mai come gestire
gestirle, non sai come giocano, non conosci i giocatori, quindi non lo so. Però per adesso, dati alla mano, vorrei evitare il Bologna. Per quanto riguarda Juve e Roma, squadre che invece conosco molto molto bene, che la YouTuber League, la scorsa Summer Cup, abbiamo incontrato più e più volte. La Roma si è anche rinforzata molto. Il derby è sempre una partita un po' particolare, le squadre sono tutte e due molto forti, però ribadisco, il derby magari me lo vorrei evitare, sarebbe pazzesco averlo in semifinale o in finale. Non so Federico in questo momento cosa stia pensando, ma mi tremano le gambe solo a pensarci. Però proprio per questo, per ora la Roma magari la vorrei evitare, nonostante la Juve sia una squadra fortissima e davvero incredibile. Il Napoli non lo possiamo incontrare per questione di sorteggio. Invece per quanto riguarda Milan e Inter, le milanesi tutte e due difficili da affrontare, Una squadra è rimasta un po' più compatta, i soliti giocatori, l'altra, l'Inter, ha avuto parecchi cambiamenti, uno stravolgimento particolare. Quindi per adesso io mi andrei a prendere l'Inter ed eviterei il Milan, nonostante siano due squadre veramente molto forti. Allora, non vogliamo incontrare il Milan perché è la squadra più forte, perché vincerà questa YouTuber Summer Cup ed è giusto che non lo facciano contro di noi, mentre vogliamo incontrare la Juve. Vediamo se riusciranno a rubare anche alla YouTuber Summer Cup. Allora, le squadre che voglio assolutamente evitare, che eviterò sicuramente i gironi, sono il Milan perché è in prima fascia, mentre per quanto riguarda la squadra che voglio beccare, la Fiorentina, perché comunque è una squadra nuova, cambiare i colori, le sfide mi gasa sempre, però l'importante è essere sportivo. Spera di non beccare il Bologna. Il Bologna l'ho già mezzo sfidato, però spero di beccarlo in finale. Abbiamo sentito gli altri 7 capitani, adesso signori è arrivato quel momento lì, ho sempre un po' d'ansietta, che poi faccio il coatto, presento, ma in realtà poi si gioca anche con la Roma che l'anno scorso è arrivata ultima, diciamo la bassa voce, che qui non facciamo bella figura, e quest'anno proveremo a redimerci con le formazioni che avete visto in grafica. Quindi signori, partiamo dalla prima fascia, cominciamo a vedere chi peschiamo tra Milan e Inter. Non guardo, è che ci sia troppa scelta, 50 e 50, vediamo chi. Subito i campioni, subito l'Inter, che può finire nel gruppo A o nel gruppo B. Conseguentemente il Milan finirà nell'altro girone. Inter nel gruppo A, come tutto dovrebbe essere, perfetto. E di conseguenza il Milan finirà nell'altro girone. Seconda fascia, la Lazio è arrivata terza lo scorso anno, battendo il Napoli per 4-2, dopo aver fatto la finale il primo anno, Napoli che in entrambe le edizioni è arrivato al quarto posto. E qui troviamo proprio, per completare il podio, i biancocelesti, che sono freschi campioni della YouTuber League. Hanno battuto la Juventus, questa però è un'altra competizione. Come detto, la Lazio ha fatto la semifinale lo scorso anno, uscita con l'Inter che poi ha vinto. Vediamo in quale girone, Inter o Milan per i biancocelesti. Gruppo B, la Lazio va col Milan. E questo è un incrocio che, vado a memoria, non si è mai verificato nella YouTuber Summer Cup, neanche nella YouTuber League, quindi è una sfida inedita. Di conseguenza il Napoli, per il terzo anno di fila, è nel girone dell'Inter. Questa è una cosa incredibile. Napoli che con l'Inter ha una tradizione di alti e bassi, nel senso che il primo confronto è stato quello del 2021, vinsero i nerazzurri per 5-0, però poi il Napoli lo scorso anno ha vinto nel girone grazie ai gol di Crispo e Matthew, Napoli che quindi pesca i nerazzurri anche in questa stagione. Ora abbiamo praticamente composto il 50% dei gironi, due squadre per girone, ne mancano altre due, manca la terza fascia e manca la quarta fascia, che non significa portarsela da casa, perché sono arrivati dei nuovi acquisti, come lo scorso anno era successo a Juventus e Milan, che erano tecnicamente le squadre materasso della stagione precedente. Cambia tutto, si riazzera tutto, e quindi vediamo da quale squadra si parte, Juventus o Roma. Juventus, bianconeri che hanno vinto due finali intermedie alla YouTuber League, hanno perso la finalissima contro la Lazio, e adesso vediamo in che girone vanno. Se nel gruppo A significherebbe Inter e Napoli, se nel gruppo B significherebbe Milan e Lazio.
Gruppo A, in un gruppo solo, Napoli-Juventus e Derby d'Italia. Dopo che in due Summer Cup non avevamo mai visto incrociarsi Napoli e Juve, c'è stata la sfida di Scampia, hanno vinto i bianconeri, è stata una sfida straordinaria davanti a 3.000 persone praticamente, e adesso le rivediamo a Roma, alla YouTuber Summer Cup, Napoli che proverà a vendicarsi, anche perché quel giorno gli azzurri di Fius persero la finale di ritorno della YouTuber League non riuscendo a qualificarsi per la finalissima, e quindi vogliono vendetta. Gruppo A, e di conseguenza la Roma finisce nel gruppo B con Lazio e Milan. Sto ragionando se è un sorteggio favorevole, perché non lo so. Che dice Sic dalle retrovie lì? Ci stiamo cagando addosso, un commento tecnico straordinario di un uomo meraviglioso. Allora, andiamo un po' a ritroso. Milan, che è stata avversaria della Roma nel girone della prima YouTuber Summer Cup, finì 2-2 e fu un incrocio interessante, anche decisivo, perché ci si giocava il primo posto nel girone. Passarono da primi giallorossi, che poi però persero la semifinale contro l'Inter, arrivando terzi comunque grazie alla vittoria contro il Napoli in finale terzo e quarto posto. E poi il precedente con la Lazio è un precedente di valore assoluto, perché è un derby, perché sono due squadre che si sono affrontate tantissimo in questi anni su YouTube, a partire dalla derby degli YouTuber con tante vittorie della Lazio, poi la YouTuber League, la YouTuber Summer Cup dello scorso anno, anche lì vinse la Lazio, ma l'ultimo derby lo ha vinto la Roma per 3-1, e l'unica sconfitta nella YouTuber League nei tempi regolamentari della squadra campione, che era Lazio, è arrivata proprio quel giorno, 1-3 nella stracittadina. Insomma, qui è un'altra storia, è YouTuber Summer Cup, però è derby un'altra volta, e sono dei gironi molto interessanti. Adesso completiamoli questi gironi, abbiamo rimesso qui A e B, bisogna capire dove va la Fiorentina e bisogna capire dove va il Bologna. Bologna, Pierino, Kundispa, Om, tanti ex. Diciamo che qui può succedere di tutto, ci sono tante storie da raccontare, perché se il Bologna dovesse finire nel gruppo A sarebbe sfida dell'ex e sfida tra fratelli, Pierino contro Gnabry, ma sfida dell'ex anche per Kundispa, che ha giocato con l'Inter nel 2021, lo ha già affrontato da avversario lo scorso anno. Se invece il Bologna finisse nel gruppo B, sarebbe sfida dell'ex per Kundispa e basta, contro la sua vecchia Roma. Vediamo dove va il Bologna e di conseguenza dove finirà la Fiorentina. Si decide il destino dei gironi, è il momento più importante di questo sorteggio, perché si completa tutto. Bologna nel gruppo B, Bologna nel gruppo B, e quindi li vedete in grafica, la Fiorentina finisce nel gruppo A, il Bologna nel gruppo con Roma, Lazio e Milan, mentre la Fiorentina finisce nel gruppo di Juventus, Napoli e Inter. Sono dei gironi tostissimi, ma d'altronde insomma sono tutte molto forti, tutte partono secondo noi, perché insomma abbiamo fatto diverse chiamate tra capitani in questi giorni pre-YouTuber Summer Cup, dallo stesso livello più o meno, ovviamente livello più, livello meno, però c'è la sensazione in ognuno di potersela giocare, e quindi ovviamente non ci sono squadre abbordabili o squadre materasso. Di certo a livello personale vi dico che è un girone tosto. Girone tosto, perché tanto il gol dell'ex da Kundispa l'avevo già messo in conto. La Lazio sappiamo come va a finire, io non la gioco la Summer Cup, è inutile. Quindi il pallone lo lanciamo via, perché tanto qua, cioè, è inutile fare due, perché questi erano i gironi della Summer Cup. Noi ci vediamo, vi ricordo, per chi stesse guardando il video oggi che esce, quindi giovedì 13, domani, dopodomani e domenica 14, 15 e 16 luglio al Ciriaci a Roma per la YouTuber Summer Cup 2023. Dopodiché ovviamente usciranno 4 video sul canale, e quindi voi rimanete sintonizzati. Never give up, soprattutto dopo questo sorteggio. E ciao.